5 giorni di degustazioni alla scoperta dell'Abruzzo enologico, tra bellezze naturali, cibo e cantine. Abruzzo Wine Experience, da ormai diversi anni, è diventato l'appuntamento annuale dell'enologia regionale, che ha portato in Abruzzo più di 100 giornalisti nazionali ed internazionali. Dentro l'Abruzzo ci siamo tutti e tutti spingiamo per far conoscere la qualità partendo dai nostri vini, ma che poi è l'occasione vera per far conoscere perché abbiamo tanta qualità e l'eccezionalità della nostra terra, che ha luoghi a livello ambientale incantevoli, ha 3 parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta, mare e montagna in meno di 50 minuti e delle tipicità che sono tutte le nostre. Quindi una regione esclusiva con dei prodotti di altissimo livello, e questo evento, che è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni, oggi ne è la dimostrazione di un apprezzamento internazionale veramente veramente importante. Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, il vino abruzzese sta vivendo un momento di straordinaria crescita del livello qualitativo, si è intrapresa la giusta strada, che forse però non va di pari passo con il clima. Sì, quest'anno diciamo abbiamo sicuramente un problema climatico, ma un problema che ha colpito tutta l'Italia, insomma gli eventi li conosciamo tutti. Noi come consorzio, di concerto anche con i sindacati ovviamente, abbiamo già intavolato con la regione più tavoli di confronto proprio per mettere in campo quelle azioni che possono comunque sì essere d'aiuto ai viticoltori in un momento sicuramente non felicissimo. E il Grand Tasting d'Abruzzo mette in evidenza la grande crescita qualitativa che c'è stata, con 90 produttori, circa 350 etichette e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Sì, questa è la nostra più grossa soddisfazione, che rispetto ovviamente insomma alla partenza di qualche anno fa, oggi abbiamo proprio la richiesta della stampa di venire per assaggiare i nostri prodotti, ma ancor di più per vedere la nostra regione, perché noi non focalizziamo il grand testing in un giorno solo, ma sono 3 giorni di permanenza sul territorio, e ripeto, la stampa e anche i buyer ci sono oggi presenti, hanno la possibilità appunto di poter vedere e visionare le bellezze della nostra regione. L'ultima cena l'abbiamo fatta su un trabocco, dove loro sono rimasti entusiasti. Oggi Costa, sappiamo tutti, sotto i riflettori proprio in virtù del Giro d'Italia.